yo-yo fa una semana e sta qua sai che triste amante un fritto una sera che mi avvena o staria neve mo che manca tu sta freva che va e si abbandona sta freva con un sveve chi Napoli, 5 ottobre 1833. Mio caro papà, giunsi qua felicemente, cioè senza danno e senza disgrazie. La mia salute, del resto, non è gran cosa e gli occhi sono sempre nel medesimo stato. Eppure la dolcezza del clima, la bellezza della città e l'indole amabile e benevola degli abitanti mi riescono assai piacevoli. Aprile 1834, mio caro papà, la mia impazienza di rivederla è sempre maggiore e io partirò da Napoli il più presto che io possa, nonostante che i medici dicano che l'utilità di quest'aria non si può sperimentare che nella buona stagione. Settembre 1834, e sono stato lungamente senza scriverle, vergognandomi di non poterle avvisare l'epoca della mia partenza, sempre nella speranza, nella ferma risoluzione di partire di giorno in giorno. Ottobre 1834. Io non sono partito ancora perché il mio amico Ranieri, con cui farò il viaggio di Roma, è costretto ad aspettare il ritorno del cardinale Zurla. Novembre 1834, la morte del cardinale Zurla ha sospeso la partenza del mio amico Ranieri per Roma e ha privato me di questa propizia occasione, alla quale mi avrebbe risparmiato buona parte della spesa che bisogna a me per viaggiare comodamente. Febbraio 1835, mio caro papà, più che le altre circostanze, un freddo intenso e straordinario è cominciato qui ai 10 di dicembre. Mi ha impedito di pormi in via, come io speravo di fare prima del nuovo anno. Ora il mio principale pensiero è di disporre le cose in modo che io possa sradicarmi di qua al più presto. Aprile 1835, mio caro papà. Da che io sono a Napoli, una serie di circostanze penose mi hanno travagliato in modo mentre mi rendeva duro lo stare, non mi concedeva il partire. Tra le altre, non ho mai potuto veramente porre insieme tanto denaro che bastasse per il viaggio. Torre del Greco, 30 ottobre 1836. Vergognandomi io stesso dei miei lunghi rimandi, ormai di 3 anni, benché Dio sappia quanto innocente, era risoluto di non iscriverle se non già partito. Ma triste necessità, delle quali non potrò mai informarla senza scrivere un volume intero, mi ha trattenuto di giorno in giorno fino alla più triste di tutte, che è il colera. E solo tu per la buona calore te stai lontane non te fai vedere te stai lontane non te cuore me Carmania tu già stai qua vieni a me a prana so che mi si mezz'ora scendo una coppa carretta fa freddo fuori e fa freddo io tenevo una pisciata da fare e si è congelato dentro la somma. Vieni qua, metti di qua che c'è il braciere. Questo Natale si è presentato a fora volontà di Dio
E chi lo doveva dire che sopra il Vesuvio, con la lava sotto, il fuoco da sopra, facesse tutto questo freddo? Io non saccio se è meglio a morire congelato o populare. Non lo dite nemmeno per gli scherzi, Don Pasquale. In questi 3 mesi che non ci siamo incontrati, ho visto per tutto Napoli scene di morte a centinaio. Lo sappiamo bene, e siamo stati pure fortunati che il colera è scoppiato e noi stavamo qua e qua ci ha bloccato. Ma queste non sono case da viverci d'inverno, sotto Natale, ste case gelate. E noi ce lo viviamo come il bambinello, al freddo, al gelo. Ma che dici? Come sta? Come deve stare? Dolori al petto, febbre, sangue dal naso, sangue accumulato nel ginocchio, fa sangue quando fa tosse sfuse. Sangue esagerare. Sta aggrognato sulla sedia, che da tanti giorni, e il latte di asina che tanto gli fa bene non lo vuole nemmeno torare. Ma chi l'avrà ragione? Quello puzza come che? E intanto stanotte si sono fatte le 2 per mangiare la 23. Eh? Ah, la lista vostra. La lista. E che dobbiamo dire? Quello è venuto fino a Napoli per respirare l'aria buona. Ma a me mi pare che con tutto quello che si mangia, o spazio per l'aria non ci sta proprio più. E poi io mi chiedo, se è mai possibile che con tutto il pane che ho faccato una margherita, io mi devo mandare tutti i giorni un succiarello a Napoli, se da fare 20 km, per portare il pane ma da Girolamo. E lasciamogli mangiare tutto il pane che vuole, almeno una consolazione in mezzo a tutti quei patimenti che si porta da anni e anni. Gli piace il pane di Madama Girolamo, e lasciamoglielo mangiare, una consolazione in mezzo a una vita di sfortunata, di sventura, una vita maledetta. Ma è sempre stata così, tutti scassati. L'una la vuotalo. Sta parola non la voglio sentire. Ma tutti quanti la prelatiamola così. Soprattutto i professori dentro ai caffè. E soprattutto i professori dentro ai caffè. O a Napoli più stai rovinato e più ti prendono in giro. Ora una uottola, il rospo. Ma ti sembra una parola buona per descrivere un uomo come Don Giacomino? E questo solo perché tiene la coppa. Veramente che dica due? E allora chiamatelo cammello, eh? Che è una parola più nobile. No rospo, che è brutta e schifosa. Vabbè, non lo diciamo più. Però Don Pasqua, forse voi vi siete un po' abituati, eh? Ma quello per chi lo vede la prima volta, chi lo fa pressione assai? Quello quando si fa le passeggiate a Mercellini, tutti i bambini che lo incontrano se ne scappano. E non solo loro. Ha qualcosa di estremamente orribile. È curto e tutto stuoto. A capa tanta, a faccia ianca, non ha secche e luoghe. Quando cammina fa tosse e sputa sangue. Ma come volevo chiamare? Fa una cosa, torna dentro i professori amici tuoi, va, da quegli chiavichi. Vabbè, non ve la prendete. Non sta bene a chiamarlo una volta. Per niente. Però, pensate a Don Giacomino, un al massimo può pensare a una mucella, a una scimmia. Ma non è manco bello che si chiama leopardo. E invece quello è un leone, cammina per miracolo. Ci porta una serie di malattie addosso e l'ha sopportato come un dio, che noi non abbiamo nemmeno idea. È proprio per tutte queste sofferenze che desidera pure la morte, però si mette paura di morire. In fondo lui dice che tutti quanti noi siamo ammalati e fragili, ma non lo sappiamo. E allora campiamo bene, mangiamo, ma invece lui che lo sa desidera morire. Ma è come se dicessi che è meglio che morano tutto l'altro. Si è venuto con la capa fresca stamattina. Quello il povero Don Antonio, ogni tanto deve andare a Napoli per fargli passare qualche suo sfizio, eppure per recuperare qualcosa di sorti. Né, quello quando torna lo fa spogliare da capo a piedi, che si deve disinfettare. Si mette a paura che dai nuculeri rindessa. Certo che è proprio sfortunato, eh. Venga a Napoli per respirare l'aria buona, poi scoppia l'oculero. Scassata e sfortunata. Però una cosa la dobbiamo dire. Don Giacomino, a essere brutto, è brutto. E questo l'abbiamo detto. A essere stuorto, è stuorto. Però, quando fa un sorriso, è così dolce che tutta la vita sta là dentro. È bravo, e mo hai detto una cosa buona. E che miracolo che è quel sorriso. Ma tu forse non hai idea da che viene. Fa una cosa, ho le mani sporche, prendi l'amnestica rindo cascione. E qua stanno solo foglie. E perché tu che vai trovando?
E voi la diretta amnestica in due cascioni. L'amnestica, amnestica, la situazione, così dicono i dottori, situazione amnestica delle malattie. Sì, sì, sì. E che se somigliare fa? Ma che sono tutti questi numeri? No, sposa! Questi sono pensieri suoi che lui scrive, tutti ammiscati. Paolina e Don Antonio li stanno sistemando. Quella è la storia della sua anima, se la porta sempre dietro. Vedi, ci sta una busta gialla, sta scritta malattia. Gialla? Malattia. Questa è la storia del suo corpo. E che se sono tutte malattie? E che se vuoi scrivere un poema? Una quasi cecità, oftalmia, e scorza dopo all'occhio, corpose e frequenti emorragie dal naso, bronchiti e tosse purulenta, pure veloce, asma, rachitico con doppia gibbosità, e due scartiel, stitichezza cronica, psoriasi squamosa chiazza, e scorza sulla pelle, angina pectoris, o dolore birro. Probabile diabete. Probabile. Diarrea e dolore ventrale. Fatica. Tu è sorda. Chi puzza? No. Fatica. I pidocchi. E mo si è messo pure il gonfiore al ginocchio destro, che si è fatta una palla viola, così che si è accumulato tutto il sangue dentro. Insomma, si sono salvati le mani e i piedi. I geloni dessi scordati, quando fa freddo gli vengono certe piaghe che non si può muovere. La testa e il cuore, l'intelligenza e il sentimento si sono salvati e si sono mantenute vive e fresche, più di qualsiasi uomo forte e in salute. I suoi pensieri, la sua poesia è piena di musica. E se non teneva un cuore e una mente così, come faceva a scrivere queste cose così belle? Sì. A me quando mi fa male la capa mi volesse buttare a coppa un balcone. E che se Don Giacomini scrive poesie? Bravo. Senti qua, che te ricordi? Dolce e chiare la notte senza vento, e quieta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontano rivela serena ogni montagna. Chiare luna, rocio viente al mio mar, voi caroli, sta nottata di sentimento non è fatta per dormire. O donna mia, già tace ogni sentiero, e per i balconi rara traluce la notturna lampa, tu dormi che t'accolse agevole sonno nelle tue biete stanze. Che notte, che luna, che mare, stasera mi pare, sciatate sonnare, con l'aria serena, che scivolo cuore, sospira d'amore. E non ti morde cura nessuna, e già non sai né pensi quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. Chiaria luna, rocio viente cal mio mar, oi caroli, sta nottata di sentimento non è fatta per dormire. E naufragarmi è dolce in questo mare. Tieti, nuovi poeti crescono. Poeta, tu che ti credi che prendi e fai il poeta, bisogna soffrire, perché se tu scrivi le poesie non soffri, fai soffrire a chi ti legge. Senti qua, senti cosa che ha scritto sul suo libro che ha pubblicato, e sulla prima pagina. Togli le mani da qua sopra, che questo è il libro che mi ha regalato. E me l'ha regalato pure a me? Oui. Sì, lo tengo a casa, l'ho messo sotto il piede del tavolo che traballa. Pulisciti le mani.
Oh poeta, leggi qua, leggi cosa ha scritto. Ben sapete che queste mie medesime carte io non ho potuto leggere e per emendarle. Per scrivere? Mi è convenuto servirmi degli occhi e della mano d'altri. Ho perduto tutto, sono un tronco che sente pena. Pena, se non che in questo tempo ho acquistato voi e la compagnia vostra, che mi è il luogo degli studi e il luogo d'ogni diletto e d'ogni speranza. Hai capito? No. Ha detto che per scrivere questo libro, queste poesie, si è dovuto servire della mano e degli occhi degli altri, tanto che stiamo guaiate, e in tutte queste sofferenze l'unica consolazione sua sono stati gli amici. Voi e Don Antonio? Io gli faccio una buona compagnia, ma la luce dei suoi occhi sono tu attaccati in un modo morboso, e il bell'Antonio di casa Ranieri. Non possono stare l'uno senza l'altro. E chi lo doveva mai dire? Che Don Antonio, che perde la testa dietro alle meglie femmine, si attaccava a una persona così combinata. Ma voi lo sapete che cosa dicono al caffè professori? Di quelli non me ne devi proprio parlare. E capite? Perché per colpa loro odio Napoli e tutte i napoletane. Che tanto gli piacevo quando è arrivato qua. Non voglio sapere niente. E i professori, ma dobbiamo sapere il giudizio dei professori. No, che li maledengo, chissà che vanno dicendo. Ehi, professore, ti chiamo tremano in mano, eh. E beh, che dici? Richioniamo! Lo sapevo che pensavano quei pusi islamici e quegli infami. Che potevano pensare di due persone che sono invece così tormentate e sensibili? Subito. Mo ti prendo io. Ho letto un foglio l'altro giorno, proprio che quando stavo con Don Antonio qua. E comunque ci è o non ci è, a me non mi cambia niente. Sì, oh, è calma. Amami, per Dio, ho bisogno d'amore, amore, amore, fuoco, entusiasmo, vita. Secondo te questa a chi l'ha scritta? Ad un bel femminone. E invece l'ha scritta a suo fratello Carlo. Mo secondo te, professore, Gian Giacomino se la intende pure col fratello. Ma è un modo di scrivere che hanno tutti i poeti, gli uomini sensibili, che ti rendo un milione di baci, non posso stare senza di te. Sì, così scrive Don Giacomino quando Don Antonio se ne va lontano. Ma è un modo bello per scrivere i loro bei sentimenti. Azzo, mio fratello, quando mi fanno complimenti, mi danno pacchere e dice: è brava stu figlio Androcchia. E infatti tu e tuo fratello non siete né nobili né poeti. No. E poi a Don Giacomino si ci piacevano gli uomini, lo diceva che non tiene peli sulla lingua. Cioè, chi lo si fanno tanto amici se facesse problemi. Quelli mi parlano solo di storie di femmine. Ehi, Silvia, Cornelia, Adelaide, Lauretta, Lena, Fanny. Le brille nell'occhio sotto i scorzi quando parlo di Fanny. E beh, non pesca, ma agguagliata. Illusioni, delusioni, morti premature. Ha avuto dei soliloqui d'amore. Ah, se fosse solitario. E quindi a 40 anni ancora puro e vergine. Don Giacomino è andato con le meretrici. Non ho capito. Con le donnette pubbliche. Mette pubbliche. Con le donne. Ah, è puttana! C'hai sempre il termine poetico e nobile per descrivere le cose. E quello mi ha raccontato che a Roma le donne non la davano. E allora lui si doveva arrangiare. Ma solo che a Roma erano racchio, brutte e costavano assai. Figurati, dici che la più brutta di Recanati era una Venere. E proprio con qualcuno di queste si è preso i vitocci. A friasi! Ricelulata là sta parola. Eh sì, ecco. E comunque guarda tu, perché lì carognone, di che mi devi far parlare? Quando si parla dell'amore con Don Giacomino, di queste cose non bisogna proprio pensarci, perché con lui ci sta l'amore profondo, l'amore vero. Sienta qua. Conobbi che l'amore mi avrebbe proprio eroificato,
è fatto capace di tutto e anche di uccidermi. La sognai quella notte e il mio vero paradiso fu di parlare con lei ed esserne interrogato e ascoltato con viso ridente e poi domandarle io la mano ed ella, guardandomi con aria semplicissima e candidissima, e io baciarla senza ardire di toccarla con un tale diletto che io allora solo in sogno... Solo in sogno, o in loco solitario d'amore? Senti i sentimenti del ragazzo, che io allora solo in sogno per la primissima volta provai che cosa sia questa sorta di consolazioni e conobbi come sia vero che tutta l'anima si possa trasfondere in un bacio e perdere di vista tutto il mondo e risvegliandomi... Pigliaio palonfronta! E risvegliandomi a ogni momento ripetevo sempre la stessa donna in mille forme ma sempre viva e vera. Oh, care nubi, o cielo, o terra, o piante, parte la donna mia, pietà se trova pietà nel mondo un infelice amante. O donna, e tu mi lasci, e quest'amore che io ti porto, non sai. Villanella, call'acqua vai, moro per te, e tu non lo sai. Dilla nella galla vai, moro per te e tu non lo sai. Ahimè, ahimè, io moro mirando a te. Aggrazinato, non mi importa d'essere nato, miezzano un bosco o aggraziato. Ahimè, ahimè, io moro mirando a te. Paresi di a uno che fa amore la vita. Maestro, come vorrei sapere tutte le cose che sapete voi. Pasqualino, mi dicente, la cosa più bella è fare l'amore d'estate e d'inverno. Parlare con una donna vale 10 volte di più che andare per i musei. Tutto è secco al di fuori del nostro cuore. E mo che la conosco di più a Don Giacomino, ho capito come è fatto. Bravo. Intanto però, esco una chiacchierata in un caffè, vanno dicendo che esse è un uccello del malaugurio, che porta sfortuna e che odia tutti quanti. L'uomo più intelligente dell'Europa sta a Napoli e non gli fanno scrivere nurig su tutti i giornali che si stampano, perché sono invidiosi e gelosi. E poi dicono che è lui che si apparta e che è un uccello del malaugurio. Ma... Don Giacomino ha scritto una poesia che Don Antonio non la vuole fare nemmeno uscire, tanto che è brutta e cattiva. E che ha scritto? Che ha scritto? Ha scritto che dal Posillipo fino a Capodimonte tutta questa massa di gente, questa nobiltà salottiera, è ovvero che se la fa per furia ai caffè, si è unita contro di lui per difendere le triglie, le alici e i maccheroni. Non mi pare così grave. Non mi pare grave. Quella ha fatto il nome di 3 di questi, proprio chiara. Ha detto che uno gli puzza il fiato, un altro c'ha il muso di capra e nato dai nei corna. E ha fatto pure, perché se ero io facevi i manifesto, faceva. Certo che Don Giacomino deve tenere qualcosa che non li fa stare tranquilli, qualcosa che ci fa avuto un stomaco, che non lo so. Che qualcosa... li schiatta in corna. Tutte robe concette. Ma perché non l'ha scritta lui? Che cosa? La poesia, non l'ha scrittissa? Certo che l'ha scritta lui. E voi avete detto che l'ha scritta sta concetta?
il concetto filosofico che sta dentro qua. Questo è il segreto della vita, sta scritto qua dentro. E là ci mise sotto per lo tavolo. E tu sei come quelle capre. Oh. Qua si tratta di capire che cos'è veramente la rivoluzione della vita. Io modestamente, Pasquale Ignarra, la rivoluzione del 99 l'ho fatta. Insieme ai più grandi intellettuali, Filangieri, Genovesi, il Cuoco. Il Cuoco? Eh. Ma questo mi ha imbarato. Il Cuoco, Vincenzo Cuoco, un grande intellettuale. Ah, con macchine di caffè. No, quelle di caffè sono come te. Questa è gente che ci credeva veramente, che ha lottato e morta per la felicità di tutti gli uomini. Gridavano libertà, egalità, fraternità. Che roba a te, non roba a me! Bravo, buttiamo subito gli ideali nel cesso e diciamo che sono tutti quanti come gli altri. Questa è gente che ci credeva. Solo che erano un poco impazienti, presuntuosi, parlavano francese. Manco loro però hanno capito veramente che cos'è la rivoluzione della vita. Perché sì, cambia il re, cambia la regina, cambia la costituzione, la libertà dei pensieri, il mangiare per tutto. Certo, roba importante, ma se sei infelice dentro, dice Don Giacomino, e si unisce tutta una massa di gente infelice, non riesce a partorire la felicità. Perché il segreto della vita è un'altra cosa. E che? Una pausa teatrale. Il segreto della vita è scoprire la felicità. Ma noi non lo sappiamo. E chi lo sa? A luna. A luna. Don Pasqua! Secondo me voi fate troppe nottate. Voi non ce l'avete il fisico di Don Giacomino. Vabbè, io scendo a basso il cortile e porto i pacchetti che arriva di carretta del Massese. Mamma. A luna. A luna rossa ma parle te. Bestie, bestie pur... Che fai tu, luna in cielo, dimmi, che fai silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi di posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli, ancora non prendi a schifo, ancora non sei vaga di mirare queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore e del cuoco. Un salvato a chi ci serve? Tutta questa educazione, si fa ogni scarpa, si fa vecchia, e si muore in un scarpone, e si va in cuore, nessuno d'aiuto, riesce solo schiavo rovudore, che fa fesse e contente, e poi una spina di tuo cuore, un salvatore, un salvatore. Dimmi, oh luna, ma che vale al pastore la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi dove tende questo vagare mio breve, il tuo corso immortale. Spesso quando io ti miro star così muta in sul deserto piano che il tuo giro lontano al ciel confine, ovvero con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano e quando miro in cielo ardere le stelle dico fra me pensando a che tante faccelle. Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno, che vuol dire questa solitudine immensa? E io, che sono? E la fregarmi dolce in questo mare! Casi sto pan prezioso, unico, inconfondibile di Madama Girola. Un fuo spiritoso. E numero! Sì. E vai, va! Allora, sei pronto? Vai, vai! A Wallara, 40. A Sfortuna, 17. A Tavolo in Bandita, 72. A Maraviglia, 82. A Mesco Buono, Mesco Buono. O Scartellata, 57. Che ha fatto pigliare?
Ma che abiglia, che abiglia. Scusate, Don Pasqua, ma se voi vi trovate a fare domanda a luna, magari due numeri del buono vi potessero essere, no? Tu queste cose non le potrai mai capire. E intanto quello si ostina a giocare, e poi dici che sono i napoletani, che sono imbroglioni e che lo vogliono fare fesso. Sì, ma chi l'hai visto che fa fesso tutto quanto? Quello Don Giacomino, essendo tutto... Questo non lo devi dire. Scarto! Nemmeno questo. Ma come si dice senza offendere a nessuno? Effetto da doppia gibosità. Bravo! Poiché i napoletani lo vedono tutto storto, si fanno una bella lisciata sulla gibba. Fira la lettera cagnata che te fa? Bravo. E tu Giacomino non solo si fa lisciare con piacere, ma si fa dare pure i soldi per i numeri vincenti del bancolotto. Il conte Giacomo Leopardi che dà i numeri. Sì, ma chi è uno scienziato? Aspettate, poco prima ci ho visto un coppa canasta, non fogli chi che numero. Eccolo qua, guardate qua. Quello studia, ci pensa, ci riflette e poi glieli dà. Ma secondo voi, uno che sa o francese, l'inglese, o greco, o latina, l'ebraica, l'egiziana, l'italiana, non siamo pure i numeri? Quella è una scienza complicata assai, ma chi meglio di sta può sapere? Oh. Ma tu quanta ciucciaria vai dicendo? Quella è una questione di fortuna. Infatti, Don Giacomino, sono 3 anni che gioca il suo bel terno e un scienziato non ha mai vinto. Mo oggi capito? Finalmente. Non ha mai pigliato niente? Niente. E allora picciori ce ne caisse pessimista. Perché se Don Giacomino prendeva un terno, scriveva un'altra specie poesia. Per un terno si cambiava la letteratura italiana. No, allora non ci capito. E questo è normale. Se lui vince e lo stesso non cambia niente. Ma che cazzo che ha fatto? Perché? Perché? Don Giacomino e i napoletani hanno la stessa filosofia di vita. Le illusioni. Eh sì, perché tu lo sai bene, quando un napoletano si gioca i numeri, finché non esce l'estrazione, si sente un re in Spagna. Ci va a strada come se fosse un chiurricchio di Napoli. Poi quando è sabato, all'apparire del vero misero e morti fame ritorni e si intossica la domenica. Però il lunedì si gioca altri numeri e mi pare una davvero un re in Spagna. Cioè praticamente Don Giacomino si consola così. Tutta sta scienza per fare quello che facciamo noi, le illusioni. Cioè fa fesso pensiero. C'ha delle sfumature più poetiche e filosofiche. È più bello aspettare la vincita che vincere. Ah, boh, ma questo può soffrire proprio. Mamma mia. E poi io non ci credo. Io penso che se Don Giacomino avesse piatto un bello terno, non fosse cagnata la letteratura, ma almeno avesse parlato in una bella giornata di sole, avesse visto che saccio un colore, un giallo, un celeste. E ti sei mozzicato la lingua, eh? Mo ti prendo la poesia, dove c'è sto sole, colore e tutto quello che vuoi tu. Ecco qua. Andiamo a vedere. Eccola qua. Ah, è proprio la poesia del bancolotto. Sabato del villaggio. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. Sta scritto calar, quando sono tramonta. Oscuramente, a Pondrea, a Wallara. E vabbè, il sole c'è sto stesso. E vabbè, aspetta, aspetta. Col suo fascio dell'erba e rega in mano un mazzolino di rose e viola. Oh, Pasqua, io non so raggiungere, ma neanche so colori che si cambia. Diciamo, ci mettiamo a fare pure la critica letteraria. Vabbè, vuoi perdere proprio su tutte le ruote. Te ne recito una a memoria, la più bella, l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte del celeste confino... Dell'ultimo. Dell'ultimo che? Don Giacomino scrive dell'ultimo orizzonte. E tu che ne sai? E la so pure io a memoria! E come va? Sì, perché mi ha detto... Carmeniello,
Ora ti imparo una bella poesia, così la puoi dire alla tua ragazza. Te l'ha detto in italiano? Sì. Oh, guardate, chi manda a correggere a me? Mo manda a dire come è fatto all'infinito. Io me l'ho imparato in coppia in carte scritte da Don Giacomino proprio, e chi le se ne viene, mo lo sa per l'infinito. Ma come? E la ricetta? Don Giacomino, ma voi scrivete cose troppo complicate, poi sono longassate. Allora te rimparo una corta corta, l'infinito. Ah, faccio la cortezza, pensai. Però poi me la so imparata a me voi, a me voi. L'inizio e la fine. Come fanno tutto quanto. Idillio l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte del... Un Pasca, con ma mutate a girate non cagna. La scancellà! E certo! Quello ci ha pensato e si è pentito. Sto celeste non ci azzeccava proprio. Al Kill ci piace di scrivere triste. Ma quando mai? Guardate qua, guardate. Allora, il passero? Il passero. Solitario. La vita? La vita. Solitaria. Amore? L'amore. E morte. E l'anno scorso stava scrivendo sopra un bassorilievo antico sepolcrale. Ma quello ha scritto centinaia di poesie, mo tu sei andato a prendere proprio quello. Mo ne sta scrivendo uno proprio sul Vesuvio. E sicuramente parli di catastrofe e morte squagliata la lava. Non è vero, non è vero, si chiama la ginestra. È un fiore, già sento l'odore. Non basta. Voi mi dovete spiegare, mo, perché vi piacciono queste cose a così scuro, ma non mi mette la tristezza. Malinconia. Pare che ha detto un bello pianto spaghetti. Eh sì, la malinconia di Don Giacomino è quella malinconia bella che ti fa desiderare le cose più allegre delle cose belle. Sì, perché tu con Don Giacomino devi ragionare tutto il contrario. Perché lui, per esempio, non crede alla libertà, ma ne parla e te la fa amare. Poi dice che l'umanità è tutta fatta da persone cattive, però con la sua gentilezza lui la nobilita. Poi dice che l'amore è un'illusione, ma lo desidera e te ne accende una fiamma nel petto. Sì, proprio come le nostre canzoni, quella malinconia, quella pungria, e le canzoni che più triste sono e più ti fanno sbattere il cuore. Tu canta sempre quella canzone che ti piace quando lavori, mamma, e dice le parole piano piano. Sto vico nero non fornisce mai. Questa strada buia non finisce mai. Eppure solo passa e se ne fuggi. Ed anche il sole passa e se ne va. È allegra? No. Però ti piace? Sì. E tu si pensi Don Giacomino. Ma tu stai la rosa predestella, Carmela, Carmela. Vai, va. Tu chiagna sulla sinisciuna vera, tu strilla sulla sinisciuna senta, ma non ne ha acqua sangue in te vena, Carmela, Carmela. Sì, l'amore o contrario era morto, e tu sai, sì, di male soltanto speranza. E tu sai, non mi può far aspettare fine settimana. Ma stringimi dei bracci questa sera, Carmela. Cara beltà, che amore lunge mi spiri, nascondendo il viso. Sei dell'eterna idea, luna sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno essere vestita. E fraga tu che sboglie provare gli affanni di funerea vita,
o s'altra terra nei superni giri fra mondi innumerabili d'accoglie, e più vaga del sole prossima stella d'arraggio, e più benigno etere spiri. Di qua, sono dove sono gli anni vasti e brevi, questo d'ignoto amante inno i cieli. Si l'amore o contraria era morta, e tu sai, si ti mane soltanto speranza, e tu sai, come può far aspettare fine di mano. Ma stringiamo dei bracci per stasera, Carmela, Salvatore, Carmela, questa stella lontana che non risponde, sono come un'altra specie di luna, eh? E Don Giacomino ci fa queste domande, volge verso il cielo e aspetta come una risposta. Don Pesca, hanno risposto? Noi dovevamo fare i cantanti, soldi a palate e senza fare un cazzo la mattina sera. Invece caso l'altra mattina è già state armeggiando, ma che state combinando? Carmanie, che sto combinando? Ma sono 4 anni che si è presa la notte per la mattina. E lo sai bene, Don Giacomino, quando tutti quanti si vanno a coricare, lui si sveglia. Oh. E così consuma i suoi pasti, che ne so, verso i 3-4 pomeriggio, e poi verso mezzanotte, l'una e pure le 2. Io sono contento perché, diciamo, le mie preparazioni gli danno qualche consolazione. Però se potesse fare una cosa più normale, capare sempre a notte Capodanno. Ma pare la monaca dei camaldoli. Muscio non lo piaceva. E tu se lo faceva male. Un vasetto contrario di tutto, ci sta niente a fa. Quello con questo freddo che si gelano le lacrime negli occhi, si piange i gelati di Don Vito P. Ma veramente? Ma voi ce l'avete spiegato come fa i gelati Don Vito P? Ma che spiega a chi? Quello che io ciucciarino, lo mando super per il subito. Piglia neva, mette l'indecisso, piglia ciucciarino, fa tornare a Napoli, si fa 20 km, piglia neva l'indecisso, metti la cuppetta, piglia un cucchiaio, metti la coppa, la spremuta di limone e tecnico gelato. Ma dico io, che fuori ci sta una distesa in nero. Limone ce ne stanno quando ne vuoi. Ma allora se tu hai questi strani e complicati desideri, ma allora vuoi soffrire a forza, Giacomino mio! Quella è la sofferenza, è soprattutto viscerale. Chi la vota in giro va a finire sempre fra la 23, la 28, la 35 e la 39. Eh? Ah, frittura. Ah, la lista vostra famosa. La lista, questa lista. Quella è la poesia cibaria che mi ha dedicato a me. La poesia cibaria? Chi l'aveva scritto in un ristorante? Tu non hai nemmeno idea di quello che ha scritto. No, non ce l'ho perché non me l'ha mai fatta vedere. Ben ho fatto. Ehi, e me lo mostrate questo grande capolavoro della letteratura? Non fui spiritoso, hai capito? Non fare lo spiritoso. Ora lo vado a prendere, ma la prima rasata torna indietro. Stato loco. Già tu poi vuoi vedere il nascondiglio, così tu e tuo fratello va venite pure a ruba. I migliori momenti dell'amore sono quelli di una quieta e dolce malinconia, dove tu piangi e non sai di che, e quasi ti rassegni riposatamente a una sventura e non sai quale. Sì, è vero, uno dice: i migliori momenti dell'amore sono la malinconia, quando piangi, quando senti che sta arrivando una bella sventura. Sì, sì, è così che uno dice: ma mamma, e casi mi ci mettono a fare amore per soffrire, taglia, state pure.
Santo Umberto s'allamenta, vela mena l'uccelli, se smarrito documenta, modo cerco ritmi. Santo Umberto s'allamenta, brava, brava, statti così, io così poggio la teca, brava, non ti muovere. Oh, Pasqua! Ma se c'è vero nel professor Mono, ma che vanno dicendo di noi? Tu di quelli non mi devi proprio parlare, capito? Questo è un momento sacro, animale. Sei squagliato? Che cosa? Usando, sei squagliato? Ma che re? Ma professore, capo. Leggi piano piano. Nonna tocca, nonna tocca. Allora, non ci fiatare sopra. 7 budini di riso, 18 carciofi fritti, 21 cavoli fiori, ecco. Il signore gradisce da bere? Usce, la poesia non sono le parole, ma è come si dice, perché i poeti scrivono le parole di tutti i giorni. Poi uno come la dice, diventa poesia. Senta qua. Maccheroni, tagliolini, lingua, rape, fegatini, cacio cotto, ravaiuoli, riso al burro, cavoli fiori, frappe, tonno, pandorato, pesce, uova, pasta sfogliato, prosciutto... Don Pasqua! Come ha leggito, sempre un menù ristorante. Zucche fritte, fiori di zucca fritte, ricotta fritte, chi fa il fritto, latte fritto, carciofi fritti, certi... Ma che non c'è sta guaiato? E voi ci facete sti bombe? Quella al massimo se la mangia la minestrina. Oh, Pasqualino, la minestrina mai. Tiene un trauma infantile. Sì, quella a 9 anni scrisse proprio una poesia contro la minestra. Me ne ha scritto 4 righe qua dietro. Senti, senti. Or tu sei minestra dei versi miei l'oggetto, e dir di abominarti mi apporta un gran diletto. Ah, se potessi escluderti da tutti i regni interi, sì certo lo farei contento e volentieri. O cibo imbangradito dal genere nostro umano, cibo negletto e vile degno d'umil villano. La messa a scrivere una cosa che è contro il baccalà. A così mamma se lo passa un pizzolo cucinato. Bravo, Sì, 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 diciamo, mi dà soddisfazione, mangia poco, Però mi fa consolare pure a me quando lo vedo mangiare. Solo che tene stuizie di non usare il coltello. E allora vuole spezzare tutti i cibi con la forchetta. Ma spezza solo forchetta, poi si incazza e non mangia più. Sì, e poi è volubile. Che ne so, mentre sto cucinando la 27, Issa mi fa: Pasqualino, volessimo fare la 30. E io ne metto nati 3, arrivamo a 30. Insomma, dai numeri pure quando mangia. No. Quando mangia, sta zitto. Sì, tiene una specie di malattia. Nata malattia? No, una fissazione. Come se non le tenesse. La mena poggia, meno foggi, mane foggi. La monofagia? La monofagia che significa? Vuole mangiare solo lui, è vero? Perché dice che quando uno sta mangiando, è vero, c'ha il boccone in bocca, la gente si può mettere a parlare proprio a tavola e lui invece deve masticare bene perché sennò sono dolore di panza. E allora... Lui preferisce mangiare da solo e così nessuno lo fa parlare. E perché l'aveva ragione, quello di mangiare di notte quando nessuno lo guarda, che si mette a parlare che qualche uno si mangi il mangiare dal piatto come fa mio fratello a casa. Bravo, bravo, questo lo facete a casa vostra, però tu e il nobile marchese tuo fratello. L'altra notte si è alzato da tavolo, mi ha detto: Pasqualino, io ti ringrazio, ma io non ho bisogno né di lodi,
né di onore. Io ho bisogno di amore. E se ne è uscito fuori la finestra, ma quasi piangeva. C'è stata una luna bella assai. Chissà che pensava. Stanotte tu stai, voglio a te, voglio a te. I suoi occhi ti vanno nata vuota a vedere. Oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sopra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allora su quella selva siccome orfai che tutta la rischiare, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgeva sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia. Come calma montagna stanotte, più calma e nulla c'è di e tutta l'orma, tutta l'orma, e sulla veglia, perché veglia ora. Tu che non chiagne, chiagnerà. Sempre più guaiata, sempre più guaiata, e non teniamo un medico buono, non abbiamo soldi per farlo venire da Napoli. Ma lui non è Napoli possidente. Il conte Leopardi l'ha messa a tenere, Nara, no? Sì. Signor conte, voi non vi rendete conto che ci siamo sbagliati a fare i conti. Issa è quel dissipatore di Don Antonio. Sono stato a Roma, a Firenze, nei vecchi ristoranti, hanno fatto la bella vita. E poi soldi da reganate non arrivano e più. Perché diciamoci la verità, i soldi soprattutto arrivano da fuori. E lo sappiamo, che il padre di Don Antonio non vuole che stanno insieme perché dice che li mette in cattiva luce in società. E poi, voi della tinta, ci escono 6 libri. Voleva pubblicare tutti i libri, tutti i volumi qua, ma niente. Quando ha fatto il primo volume non gli è piaciuta la stampa e voleva andare a bastonare questo libraio di questo paese di ladri. E che ci volette può fermare. E intanto mo è costretto a chiedere prestiti e cambiali a amici e conoscenti. S'ha arruinato. Mi raccomando, ecco a me, questa è la lettera. Che quando mo torni a Napoli la devi spedire. Mi raccomando bene quando la spedisci, perché quelle se piglia la fissazione dicono che aprono la sua corrispondenza, non la fanno arrivare, si arrobbano il letto. Oh mamma! Torre del Greco, 11 dicembre 1836.
Mio caro papà, ella crede certo che io abbia passato questi 7 anni fra le rose, mentre io li ho passati fra i giunchi marini. Chiederle una sovvenzione straordinaria non mi è mai accaduto, se non quando il bisogno è arrivato all'articolo pane. Grazie, che ne aspetta? Se vuoi pane, madama Giroma, sa... Quando saprai in quali angustie della terribile natura mi sono trovato, molte volte senza nessuna mia colpa, quando vedrai in che panni io le tornerò davanti e saprà ancora che il rifiuto di una cambiale significa protesto, e il protesto di una mia cambiale, non potendo io ripagare l'equivalente somma, significa pronto arresto mio personale. E chi ne sono, avendo un carcere ci manca? Ora mi ha scritto proprio la Bibbia della sfortuna. Se Dio mi concede di rivederla, ella e la mamma e i fratelli conosceranno che in questi 7 anni io non ho demeritato una minima particella del bene che mi hanno voluto innanzi. Se morrò prima, la mia giustificazione sarà affidata alla provvidenza. Il Dio conceda a tutti loro nelle prossime feste quell'allegrezza che io difficilmente proverò. Mamma mia, a me stupratano, papà, non diventare santa, però. A proposito, Donna Angela Rosa mi ha detto che ieri niente di meno è venuto qua Don Andrea, il fratello del padrone di casa, che voleva benedire tutta la casa, soprattutto la stanza dove stava Don Giacomino. E che è Pasqua? No! È venuto qua per scacciare il demonio. Ma tu che stai dicendo? Sì, che quello è Don Giacomino. Non può salire sul soffitto, lo sappiamo. No! Don Giacomino! Non acchiappamoci che se ne scappa! No! Don Giacomino, non credi in Dio! Eh? Non credi in Dio! Don Giacomino, non credi in Dio! Non credi in Dio! E tu, mo te ne sei accorto? 4 anni insieme a lui, ne, ma tu che capisci? Siediti, te lo spiego bello bello, eh? Allora, a te, quando eri piccirillo piccirillo, chi ti ha parlato di Dio, della Madonnina, dell'angioletto? Mamma. E mi faceva dice, mi cocca e mi faccia croce. A Maronna mia mamma, Gesù Cristo mio padre, i santi mi sono parente, mi cocca e non c'è paura niente. E invece Don Giacomino si metteva a paura assai di Dio, perché la mamma ci parlava di un Dio che quando più malattie gli mandava e lo faceva morire subito, meglio era. Ma chi lo già sta guaiato? Gli diceva sempre, tu sei brutto e malato, fatti prete. Ma guardalo poco, invece ci dicono, ma povero figlio mio, da grande starei meglio, Gesù ti vuole bene, ti fa ridire lo scartiello. E allora io penso che il povero bambino avrà detto, ma allora che sto Dio non esiste? Eh sì, esiste in un carognone. Io voglio crescere, voglio stare bene, voglio fare l'amore con Silvietta di rimpetto. Boh! È moro pure Silvietta! È moro pure Silvietta! Non ci capite! Allora io penso che quello, quando fa quelle domande alla luna, è come se le facesse a questo Dio nel quale non riesce a credere. Come un padre che piglia ammazzati i suoi figli. E allora lui lo provoca e grida, quasi la bestemmia. Vabbè, però come per dire, ma io perché devo soffrire così? Ma che ci fatte male? Ma che ha fatte male di sto mo? Poi se ci mettono pure i cardinali della chiesa, le persone più schifose della terra. Quella è stata a Roma perché l'avevano raccomandata per avere un posto nella biblioteca della grande chiesa. E lui andò lì e vide che c'era un cardinale che faceva le schifezze che le donne sposate, e se non se le facevano fare, faceva arrestare i mariti. E poi ci avevano pure la pensione a 2-3 meretrici di quello. E a lui non gli vollero dare il posto di lavoro, perché ci aveva le idee pericolose. Ah, verità? C'è il tifoto, però a me questi preti mi fanno passare voglia. E poi la ciliegina sulla torta ce l'ha messa quel grande uomo cattolico cristiano poeta.
del Tommaseo, un amico suo, niente di meno. Tu sei cattolico e cristiano, dovresti avere un po' di pietà, di misericordia, invece quello non perde l'occasione per offendere le miserie fisiche di Don Giacomino. Quello, siccome è invidioso, invece di lodarlo, è vero, ne parla solo male. Ha detto che nel 2000 dei leopardi non se ne ricorderà più nessuno, eh? Eppure la cobba scompare perché se la mangiano i vermi. Ma vi ricordate quando si scetaia? E disse: stamattina mi tolgono i Tommasei e se la dava in palla e si faceva una risata così forte che gli venne l'asma, cioè si accentuò. Volesse fare a essa così combinato. Quello ha detto che il leopardi non è uomo di saper sostenere i dolori e di non sapere vivere da gobbo, un gobbo maledetto che non crede a Dio. E per questo deve andare nelle fiamme dell'inferno. E beh, se in paradiso ci va Tommaseo sì e Don Giacomino no, allora sta religione non mi piace manca a me. Ma perché una così bravo come Don Giacomino ha da soffrire non zatta manca a lamentare? Bravo, hai detto bene. E proprio Don Giacomino dice che lui assomiglia tanto a un santo che sta dentro la Bibbia. Giobbe. C'ha lo scartiello? Giobbe, non Gib. Giobbe, è una cosa. Fira una lettera cagnata, che te fa? E questo Giobbe, è ovvero, Dio gli mandava tante sfortune, lo metteva alla prova, gli fece morire tutti i parenti, teneva tanta malattia, lui malediceva il giorno che era nato, però non bestemmiava mai perché ci aveva una grande pazienza, proprio come Don Giacomino. Perciò mamma mi dice sempre che te ci vuole pazienza e già. Ah, bravo, lo sai. È nata sfortuna e che se arrivava qua 50 anni fa sicuramente si incontrava con Don Alfonso di Liguori, un santo uomo, un intellettuale, un scrittore, un pittore, un poeta, che scrive in musica, quello se si parlavano tutti e due, sicuramente lo capiva bene a Don Giacomino. Sicuramente, ma voi ve l'immaginate a Don Giacomino tutta arrugnata. E Don Alfonso con quello stuore che parla le vite in casa, a magnificenza dei scartellati. Però si faceva un'idea più bella dei preti e della chiesa. Tu parli con le stelle, o Giacomino, e t'hai preparato tu budino. Gesù fallo crepare a Tommaseo, cagille na carogna e fariseo. Bravo, bravo, così se muore quello Tommaseo sicuro va direttamente in paradiso, così non scasso scartiello prossimo. Noi ce la vediamo, le sono due ore. Che sta chiuso in da stanza. Si fa solo lui, diciamo, le diagnosi. Mo ha detto che tutti i suoi problemi sono problemi di nervi. E allora deve stare a riposo assoluto, deve stare fermo. Niente di meno, io l'altro giorno sono andato a portargli il caffè. Che le stiamo in coppa poltrona così. Pareva una mu. Don Giacomì, qua sta il caffè. Non ho capito, ma c'è. Sto a riposo, non posso mancare bocca. Mamma mia. Ma perché come che la mattina che l'ho trovato nel giardino, che si buttava i secchi d'acqua in faccia? Dice, Don Giacomino, ma perché vi fate questo? Il dottore ha detto di rinfrescare la zona dell'infezione. E tu per rinfrescare un po' lui che ti fai lo bagno. Esatto. Ma fa una pena quando te ne quelle scorze sopra gli occhi, guarda. Ma è lui che è così, che non crede a Dio, non crede nemmeno alla scienza e ai dottori, e poi proprio i dottori. E uno dice una cosa, e l'altro dice un'altra. E viene quello e dice: mangiate molta carne, che l'altro mangiate pochi grassi. E un Giacomino che esagera, settimane intere solo carne e settimane intere solo pesce. Molto sole, poco sole. Ma perché non mi ha ricordato quando si proprio bombare? Ci sta che la bella giornata di sole. E chi ne si mettette con la testa sopra il davanzale per 6-7 ore? Se facete la faccia rossa tanta, chi ne bolle? Lo quadro c'era. La mia
invece, dottore? Ma chi le ruba il barbiere del paese? Che manca a barba, sa per fare? Buongiorno, sono il dottore, don Giacomino. Che poi dici, ma c'è un po' a capire. Ah, su discorsi. Dottore, non vi preoccupate, io sto bene assai e non ho usato un cazzo dei vostri medicamenti. Allora, ma la poesia? E chi sta parla con mamma? Parla con mamma, che c'entro? Poeta mica fa sempre poeta, sta pure in borghese. Ho capito, ma visto che già l'ha scritto poeticamente, poteva dire benissimo, non ho usato un passero dei vostri medicamenti. Un passero? Un passero, ma c'è? Che c'è questo passero? Come che c'è questo passero? La pesca, il passero! I soliloqui d'amore! La pesca, ma tu che hai capito? Quello, ma quello li va sempre disegnando tutti questi uccellini in coppia di foglie! Lui si paragona! Il passero è lui! Il passero è l'uccello che sta sopra una pianta, che lui vede tutti quanti che si divertono sotto, fanno, giocano, e invece si è triste e sta su lì in coppa a sta pianta e aspetta che esce solo. Oh, passero. Morzano poche piove, è nato poche stacque, torna a chiovere schiove, riro solo con l'acqua. Un cielo sereno, un'aria come nera, moro viene tempesta, un'aria primavera, marzo poche piove, è nato poco strano. Penso se in disparte il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume, il mio. Na uccello frettiglioso, aspetta che esce solo, un coppo terreno infuso, uscire nel fiore. Catarina vocchio, vienna ma cora mia, marzo tu assai, si tu, e sta uscendo songhia, marzo tu assai, si tu. L'avesse scritto pure Don Giacomo, una bella canzone napoletana. Coro solitario, triste e squartato. Muoio un momento! Muoio un momento! Che cosa? Dobbiamo andare nella stanza sua e dobbiamo prendere il foglio della poesia che sta scrivendo. E se si sveglia? Ma che si sveglia? Quella ha pigliato su ogni tre stanotte. Se si sveglia a mezzogiorno. Ma quello è tutto buio, come facciamo a vedere quali carte ci hanno pigliato? Tu vai davanti, io ti seguo, non ti preoccupare. Ma noi facciamo una cosa tranquilla, che può succedere? Poi piano piano, tu guarda bene dove vai. Io già sapevo questo che sta scrivendo. Ma se abbiamo fatto rove su io che accira tutto quanto? Non accira niente a nessuno. Si chiama, ti ho detto, la ginestra. E non è un crisantema. È sicuramente una poesia. Chissà se ci sto pure a rinda si parla non mangiando. Ma Masca, ma casa è tutto buio. Don Masca, tengo un occhiale a puto. Sì, no, quella così si è azzeccata una scorza. E che stacca lo foglio? Vai, fai via. Bravo, bravo. Hai fatto un orecchio? Un orecchio?
Chi la muore non si accorge di che noi abbiamo pigliato il foglio dentro la sua stanza e si accorge la recchietella con un foglio. Ognuno vede quello che vuole vedere, è stato accorto che da picci. La ginestra o fiore del deserto. Ma no, no, no. Questo Vesuvio sempre ci fa tutto quanto. Oh, ma c'è qua. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Sei calmato? Così fa ogni tanto. E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Se ne è accorto? Che cosa? Che noi stavamo aspettando le tenebre, poi ci pigli e carta. Ma stanza sì. Pure niente, guarda, tu sapevi. Che famo pure l'indovino? Giacomino. Qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminatore Veseo. Ah, è cadore ginestra. La quale null'altro allegra arborne e fiore. Tuoi cespi solitari intorno spargi odorata ginestra. Contenta dei deserti, or ti rivecco in questo suole di tristi loghi. Ma perché? Pombeco, tutto che li prende ci piace assai. Ci piace ingoppa a spiaggia, ci piace parlare con fattore, che i figli, che nipote, ci piace tutto che le avevo cucinato, no? Ma perché non le scrive queste cose? E dice a voce. E le dice una cosa, la scrive, la dice a voce. Poi lui dice che spesso il pensiero, la penna dal pensiero si diparte, che significa che non riesce a scrivere proprio tutto quello che lui vuole dire. Zitto. Questi campi cosparsi di cenere infeconde e ricoperti dell'impepata. L'impepata? L'impepata? Vieni, mo parla di me, liegge tu, ma tremmene in mano. Vieni, parla di me, l'impepata. Un pasca impiegata. Impiegata? Sono chi l'impiegata? No, no. Impietrata, a preta. Tarongo frutta, a preta. Impepata. Dell'impietrata lava che sotto i passi al peregrin risona, dove s'annita e si contorce al sole la serpe. E vai, vai, ma tu sta mattone del greco d'inta giungla. Pur città famose che coi torrenti suoi l'altero monte dell'Ignaboc, fulminando oppresse con gli abitanti insieme, or tutto intorno una ruina involve. È arrivato lo sterminio. Che miseria, però non c'ha mubi. E si fa quelle risate pure quando siamo andati al teatro. Quello ha voluto vedere tre volte il Socrate immaginario di Paesillo. Quando mi è piaciuto pure a me. Quello è tornato a casa e cantava Patrono pantalo, sore tascio. E si metteva a ridere perché dice oh, ben bello questo greco alla napoletana. E che ci sta pure che l'aria è così bella. Quale? Ah, che è troppo bella, credo fa. Sa che sa, se sa chi sa, sa che sa, che sa, che sa. Sa che sa, ti sa chi sa, sa chi sa, chi sa, che se. Che sa, che sa, sa, non sa, che sa. Non sa, chi sa, non sa, non sa, chi sa, che sa. Chi non sa, non sa, non sa, che se. Dipinte in queste rive son dell'umana gente la magnifica sorta. Sorta. Ma vorrei che Don Giacomino si è innamorato di tua sorella. E quale l'ha incontrata? E qua sta scritto la magnifica sorda. Magnifica sorda è proprio magnifica. E si è deciso lui. Lei la sorda mezza subito su lei fai la magnifica sorda. Sorti! Sorti e progressive. Qui mira e ti specchia secolo superbo e sciocco. E lo fregante lì! Ma perché ripete sempre questa cosa? Don Pasquale, io non lo saggio, ma mi fa arrazzare.
Cioè, quello scrive l'infinito. L'immaginazione di una cosa grandissima. Bellissima. E tu parli un razzà. Don Pasqua, con tutto rispetto per la poesia mondiale, ma io proprio quando penso a una cosa grandissima, bellissima, mi arrizzo. Ma vattene, usiamo sto foglio, sciocco. Non ha parlato di me, ha parlato di te, io, sciocco. Veglia, vai piano, vai piano. Sì, ti sta d'accordo. Ma ci metti, ma tu stai in bocca. Calma qui. Oddio, la mia prudenza che c'è Pioggio! Pioggio, zitto, zitto! T'ha vista, t'ha vista! Quale ghiaccio? State zitto! Quello così si sogna, è vero, e parla poeticamente. Non ti preoccupare, Maroni, speriamo che non se ne accorgi che siamo andati là dentro. Vieni buono, Niente di meno quello l'altro giorno. Vieni qua. Niente di meno l'altro giorno. Quando. Piano piano. Casi ci vede dei professionisti. Niente di meno l'altro giorno. Voleva uccidere la padrona di casa. Perché ci ha detto che si voleva rubare le sue cose. Le sue cose. Chi le tiene un bucacciello così con una pittanina rinda in un rasoio? E chi lo... Quando si è venuto a cadere mese fa, volevo fare un mazzo, che la padrona di casa si era permettuto di dicere. Uè! Signor Marco! E ma siete tornato qua? E mi raccomando! Invece di perdere tempo a guardare copra e sturriente e affennuttato con mio marito a fuoco poeta, no, ma chi si sente te lui? Che facciamo fatica nel show? E come fa? Che aspettate sempre solo a casa vostra invece tu hai una fatica? Ci volessi parlare poco di vostra mamma come vizio tre ore. Maronna non l'avesse mai detto, ci hanno malato la mamma. Quello proprio quando la guarda gli viene in mente donna Adelaide, che non è un zucchero di femmina. No. No, niente di meno quello aspetta che i figli si prendano tante malattie, così non fanno peccati. La vita senza peccato? Niente. Che vita è merda? A Paolino niente di meno l'ha fatta vestire nera, tutta la vita l'ha fatta stare chiusa in casa come una monaca chiusa e non l'ha fatta sposare. Ma che se non è la mamma? Che se ne ha generale di corpo d'armata? Ehi, gli viene tutta a bacchetta a casa e secondo me è opata. A busco puro! Niente di meno quello quando è partito il figlio. Ci ha detto, siente brutta mamma, fa una cosa, tu mo che parto non mi scrivere proprio perché io ho il da fare. Ma come? Tuo figlio sta così combinato, parte, chissà se torna e tu manco un bacio. C'è una carezza. Manca un colpo scartiere. Niente. Ma o mucciaccio l'ha scritto lo stesso. O mucciaccio? Eh sì, Don Giacomino, perché quello non riesce a stare senza la mamma. Allora ci ha scritto una lettera, dove ci ha scritto: mia cara madre, mi raccomando, scusatemi se vi scrivo, vorrei sapere voi come state, speriamo che non vi scordate di me. Fate scrivere o leggere a qualcun altro se avete da fare. Abbia ammazzato a papà. Firmato il vostro dolcissimo Giacomo, alias Mucciaccio. Mucciaccio? Sì. Ma no, a queste pazzate le piacciono proprio. Invece dice la mamma, ma virano magari a far spesso. Sì, ma quello niente di meno dice la mamma che lui è un malato immaginario, che quando sta lontano da da Recanati sta buono. Ma figuro come sta complicato quando sta a Recanati. Come patate. E poi dico io, ma come l'ha cresciuto questo cristiano? Che le tiene? Due vestiti, due camicie. Basta che si mette sto pastrano verde e buono. Che ho dici babà? E non ci ho toccato sto pastrano l'altro giorno. Paolina se l'è dovuto prendere di nascosto. E l'ha sbattuto con lo sbattipanni. Niente di meno che ci stava la polvere del Colosseo che ha visitato 5 anni fa. Sì. Ma lui non lo fa perché è zuzzuzzo, perché lui è contro la moda. Che se siete capito? Sì, sì, lui dice che la morte e la moda sono la stessa cosa. Sono sorelle, la gente soffre, si brucia la pelle, si fa buco, si caglia pettinature, si stringe che bustine senza respirare e non sanno che già sono morti dentro. Praticamente tutta questa gente che si fa la faccia bella, sì, liscia,
si mette un bustino, è morta. E Don Giacomino, che è tutto stracciato e puzzolente, è vivo. Probabilmente. Ma fatello che l'ha fatta per bene. Non l'ha fatta fuori modo. Noi distribuiamo lo stesso. Uè, ma tu che hai fatto? Se quella ti viene pure zitto, Polini, se quella ti acchiappa. Mamma, stiamo da un'ora qua a perdere tempo e ci stanno tanta cosa a fare. Ma niente di meno, ma quando ce ne torniamo a Napoli, quando? Io non ce la faccio più, coppa sta montagna. Mio caro papà, dopo aver passato in campagna più mesi tra incredibili agonie e dopo aver sofferto un freddo tale che mai nessun altro inverno io avevo provato il simile, e fino dal principio di dicembre, quando la peste cominciava a declinare, il ginocchio con la gamba diritta mi diventa grosso, al doppio dell'altro, facendosi di un colore spaventevole. Passata la febbre da sé, tornai in città, dove subito mi riposi in letto come convalescente. La bontà, il tepore dell'abitazione m'han fatto sempre più riavere. Il ginocchio, la gamba si sono disenfiate in modo che me ne trovo quasi guarito. Ma la difficoltà principale è quella del colera. Ricominciato qui, come si era previsto, ai 13 di aprile, e da allora in qua cresciuto sempre. Se scamperò, e subito che la mia salute lo permetterà, io farò ogni possibile per rivederla in qualunque stagione, perché ho preveduto che il termine prescritto da Dio alla mia vita non sia molto lontano. I miei patimenti fisici, giornalieri e incurabili, sono arrivati con l'età a un grado tale che non possono più crescere. Spero che mi condurranno all'eterno che invoco caldamente, ringrazio teneramente. Lei, la mamma, abbraccio i fratelli e prego loro tutti a raccomandarmi a Dio, a ciò che, dopo che io li avrò riveduti, una buona e pronta morte ponga fine ai miei mali fisici che non possono guarire. Il suo amorosissimo figlio, Giacomo. Mamma, una festa di Sant'Antonio più triste di questa non l'ho mai vista. Non basta, ma la gente ha paura di mischiarsi in mezzo alla tragedia. Gli basta un colpo di tosse questo culero. Infatti io questo proprio ho detto ieri a Don Giacomino. Don Giacomino, voi state troppo combinato male con sto colera in giro. Voi subito ve ne partite, ce ne dobbiamo tornare a Torre del Greco. No! Come fa senza il gelato di Don Vito Pinto? Ma intanto posso piglia e spiglia, sempre ammazzato con tutti gli intellettuali di Napoli. Sono 3 anni che sono voi e mo per un fatto, mo per un altro, niente, sta sempre qua. Poi a noi si sta mangiando tutti i confetti che hanno portato il regalo a Don Antonio e si guarda in ballo di Sant'Antonio. Niente, ha scritto nato pensiero che non sia mai esce fuori o piglierà calci. Don Antonio me la rata che ti fai scompare sto coso. Non posso più sopportare questo paese semi barbaro e semi africano nel quale io vivo in un perfettissimo isolamento da tutti.
Ho il bisogno di fuggire da questi lazzaroni e pulcinelli nobili e plebei, tutti ladri e baroni fottuti, degnissimi di spagnoli e di forche, ce l'ha fatta a benerezione. Ma io gliel'ho detto, Don Giacomo, secondo me non è vero che non ci piace là. Gliel'ho detto, Don Giacomo, ma voi non ci pensate a sti cose, ma basta che stiamo in salute. E poi secondo me non è vero che non ci piace là. Quando scende da sopra si fa quelle passeggiate, si fa vedere tutte le figure. Buonasera, professore. Buonasera. Si dice difetto da doppio affetto di doppio ginposità. Professore, come sta? Sta più alla chiacca. È triste, professore, come mamma fa? Speriamo l'anno prossimo. Saluti a vostra moglie. Buonasera. Ma sti cazzi, professore, non so le provizie, sa? Comunque stai dicendo che secondo me non mi avete che non ci piace Napoli, perché quello quando scende da sopra si fa tutte le passeggiate, se ne va a mezzo mercato, ma vedete Mario Lenzi. A me, quello mi ha detto che vuole scrivere la storia di una passeggiata. Eh sì. È perché quello ogni giorno, quando si sveglia presto, verso mezzogiorno l'una, si mette un pastrano verde quel e se ne va girando, certe volte si sperde in mezzo ai vicoli che Don Antonio deve andarlo a cercare. Però la sua passeggiata, essa fa tutta Santa Maria degli Scalzi, se ne scende e arriva a Piazza Carità, essa fa la prima fermata da Don Vito Pinto. Poi ancora segue, arriva al largo del castello, se viene stato, se viene tutto un monastero di San Paolo, così, se fa un giro, scende ancora e arriva fino al mare. E appena dà l'occasione si mette a parlare con i pescatori, e poi si piglia un altro caffè, cammina, costeggiando il mare, arriva fino alla villa. E dindà. La villa con tre scugnizze, con svolto, non lisce lo scartielli, si smette a ridere, poi si segue con un bastone e cammina ancora fino ad arrivare alla riviera di Chiaia, dove si mette bello là spaparazzata per quello che può. E si mangiano un bel sorbetto al limone, a così passare un'altra. 3 chilometri ad andare e 3 chilometri a tornare, e si fa i locali e non ce n'è uno che non conosce. E come la via Crucis, portando scartellate la croce che non si vede, se li fa uno a uno. Caffè dell'elefante. Che fizzeppola gigante. Caffè del milanese. La cassata a 3 tornese. Boulangerie e patisserie francese. La pastiera cattore pansè. Patisserie licorisera e confiserie. Trasoiorna 10 a 0. Trinacre caffè. Lo spettacolo e buffet. Caffetteria delle due Sicilie. Croccocò festa e vigilia. E per l'acquisto delle sante indulgenze, bottega del caffè in Piazza Carità. Gerata e tarallucce, una vera rarità. E te si scordate il caffè caflisce. Ah, io mogliotto. E tutto liscio. Chiedete di vedere quando arriva da Don Vito Pinto, si fa la folla. Arriva da Don Vito, finalmente ci è tornato dal barone del gelato. Si fa che la folla, che la folla esagera così assai con zuccherino o caffè o in dare che fa tutto un pastrocchio. E poi a cassata. Le zeppole San Giuseppe. E papà. A pastiglia. E carbone. A cioccolato. Diventa lo zimbello di quella massa di gafone. O fanno il canzoncella redo e a bernaglia vado cook ragazzo. Io cammino di notte, io cammino sbariando, io non chiudo mai l'occhio, non tengo mai sonno, non bevo caffè. Vado cook siete a me, vado cook siete a me. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussando alla porta. Ah, ma cuccia! A 3 mesi non dorme più, la bocchella vorrei ascoltare gente ricida, ma come ha già fatto? Figlio della pastiglia, figlio della pastiglia, siete a me. Come fa a dormire, come fa a scordare il mio dolce amor? Figlio della pastiglia, figlio della pastiglia, siete a me. Come fa a sentire, come mi abbascia che mi nebria il cuor? Tinte e vetrine, tutte farmaciste. Chiste. La vecchia campovilla ha dato il posto. Tosto. A
alle palline grigie, la fosfata, promotema, visionato, DTP, bicarbonato, un babà, una granita, zuppulone, cioccolato, una frittura, un cucciolo, una pastiera, un gelato, con confiente e pastoncino, un caffè con caffeina, una pizza, un 03. Figlia della pastiglia, siete a me. Figlia della pastiglia, siete a me. Figlia della pastiglia, siete a me. Napoli, 13 giugno 1837, vico per a Santa Teresa degli Scaldi, gelata e limonata, una limonata fresca, una brancata e confietta, una tupurza e limonata, e una confietta, quanta confietta, tutto mocchio a barba che scorreva. Alla sopra Cancascia, vivo il popolo Vascia, alla sopra Fiorino, morta lì Giacobbi! Napoli, 13 giugno 1837, è quasi mezzanotte, ancora se ne sta affacciata a vedere le festività del santo, ma capranno da festeggiare questi lazzaroni, ricordano le carogne sanvediste che scozzarono i patrioti in questo funesto giorno, e pronto da nata mano ringotto a toccia, li fece fuori tutti e due. Ci ho venuto di Francia, ho tasso cento mise, libertà, egalità, e roba a te, non roba a me! Napoli, 14 giugno 1837, dopo 4 anni prigionieri di questo paradiso abitato dai diavoli, strafugando sei confiette, sculando sei grani di limone, a Fico Pena, a Santa Teresa degli Scalzi, vinta la sanità, il conte Giacomo, D'Aldegardo, Francesco di Sales, Saverio, Pietro Leopardi, è morta! Cacciate morta! Vinta sanità, ci stanno vinto morto gli uomini, tutti quelli che morono per qualsiasi causa, fossero principi o paziente, vanno a fornire in da fossa a catastare. Cacciate morta! Quante carrettone gira una notte, accucchiando i morti, annanzi in casa, segnalate le guardie, afferrano grosse creature senza pietà, e buttano in coppallata morta ammontonata. Cacciate morta! Processione e processione peccatore, prievete e monaci, portano quelle statue e quintale, ma pure i santi e i maronna si fermano per paura che la malattia passa in mezzo a tutto che la gente ammassata. Cacciate voi! È tutto in un deserto, le scuole, le chiese, i caffè, i signori scappano in da campagna, la povera gente ingassata in dei vasci sporche e senza aria. Cazzate voi! La piazza tua malattia è stata più forte, socchiene i croci qua scritto, Signore misericordia, e schietta porta incappucciata che stutenire a Luccana. Cazzate voi! È morta accatastata una coppa nata, venne iniettata a notte in da fossa, a baci il fontanella. Giacomino, rinda fossa, no? Tutte morte, ma rinda fossa! Tutto quanto, culero, non perdò! Ma questo non è morto, culero! È morto strafugando se compiette e sculando se grani di limone! E allora è morto sazio! Se questo non muoveva poco, o facevano un monumento con mano un re! Ma che cazzo è se non l'hai letto scartellato? O può capire o no? Che rinda sa sfaccimme fossa, ci ha giocato a figli per 10 anni, 3 mesi fa! A papà sta pazzuto per dolore! E invece mia mamma chi sta contenta? Eppure chi li chiama che dei professori lì do caffè non hanno scritto una notizia in coppo giornale. Il conte Giacomo Leopardi, il più grande poeta vivente. E mo' è morto, lo conosco. Sì che lo conosco. Sono alfabeto. Ora hanno avuto. Chi non ha letto scartellato che sa buffare per esempio la riviera Chiaia. Un uomo insaziabile. E beh, son meritano un trattamento. Ma è mo' via. Cavo, c'è molto e buono! E l'attrezzo scartiella. Ma fatti un caio meglio denaro o banconotte non ci mai pigliato niente. Lo sapevo. E a Don Antonio Ranieri? Non lo conosci? E chi è chi è stata?
è il suo protettore, un nobile uomo. Io faccio cuoca a casa loro. E perché non stai seccando? E che ne saggio? Dice che teneva suo. Era stanca, me l'ha lasciata a me, ha detto portala a San Vitale, ma i guardi mi hanno fermata. Bella mica protettore, eh. E chiamia, quanto da già l'avevo mettito a cascula. No, non se la parla proprio. Cassano solamente l'anima santa. A vira chiedila, chiedila, che le Maria Zoppa. Esso sì che sapeva i numeri, pure poco è morto. Chissi invece non ha mai saputo il numero. Tu sì poeta e può conoscere parole, noi non. La settimana fa mi ha creato il numero e io lo volevo pigliare a calcio e per se fa fortuna, guarda camarada, a me, la poesia, tieni. È stracciato. Mi sapevo poche carte. L'ultima poesia sua. Voi, collinette e piagge, caduto lo splendor, che all'occidente inargentava della notte il velo, orfani ancor gran tempo non resterete, che dall'altra parte tosto vedrete il cielo imbiancar nuovamente e sorgere l'alba, alla qual poscia segui tanto il sole e folgorando intorno con sue fiamme possenti, di luci, di torrenti, inonderà con voi gli eterei campi. Ma la vita mortale, poiché la bella giovinezza sparì, non si colora d'altra luce giammai, né d'altra aurora. Vedova insino al fine, e alla notte che l'altre etati oscura, segno posero gli dèi la sepoltura. E c'hai triste? Et che rimane sempre, o solo spuntarà sempre su un goppo mare, goppo Vesuvio. Ma quando arriva l'ultima notte nostra, o solo non lo vorremmo più. Lo vorremmo in paradiso. Se io dici tu che ne capisci morta. Se sto povero Dio l'ha fatto male a nessuno, e se tu lo vuoi così bene, allora significa che sono merita. Erano tipi difficili, complicati, troppo intelligente per se trovare insieme a gente ignorante, però Napoli le piaceva. Non si annoiava mai. Le piaceva che camminava a mezza via, si sperdere in dei vicoli. E si fa allisciare un scartiello, sì, una carezza infama, ma sempre una carezza. E si manava a mezza sfumare gente. E allora? È Cristo, o posto suo io. Tutte uguali, ad un nessuno è meglio nata. Povero figlio di Dio, che cerca una mano che l'accarezza sempre, eternamente. Il naufragare mi è dolce in questo mare. Fama, maledetta vita dell'uomo, ferita mai sanata, passione già passata, fuoco che non scarfa. Quali versi, quali parole, quale speranza vantata dei poeta, vinceranno mai un dolore e carne l'appestata, l'affanno evasa solo su un'ata, a cazzin menopata che non risponda. Vanità e ogni vanità, tutto e niente, niente. Ah, si fosse asciuta colpa a mamma ma affugata, mi si è coscia che la scaravanna mi volevano morti. Senza regole, senza suono, passo tempo che stanotte. Ma peccato che non saccio, porta la croce che mi scartella. L'illusione mi incatena a questa vita che non voglio. Per dire che ad un traso solo, come a bestia cicata, yam, currim, senza sapere più cammanà. Capa calata, ma non vorrei che nessuna verità ci possa salvare. Prete pesante s'appoggia in un coppo cuore, che nessun animale, più animale lui. Lengua che si squartano e risate che ci atterrano, non nascono morse luce che non lo studiano. E mo, tutto è fornuto, tutto è stato cantato. Tanto amore, tanta devozione creata per niente. Manca un angelo spernato e schiantato in terra,
una mala sporca mezza capilla surata, una carezza infame, maroce, coppa all'osso storto. E mo, ti volessi contare questa vita e ogni cosa. Non te la nascondere più, si ti chiama. Non vuota la faccia là, si sente un uomo. E non mo lasciare in tuo silenzio che sta nottata, senza ti ricordare che io ti ho già amata, ti ho già stammata, ti ho già sfriggiata. Tutto può dire me, Maya, che me ne sono fottuta di te. Amen. Grazie.